Allora, quando scopro dei musicisti, musica nuova che, di grande qualità che non ho ascoltato prima, perché ovviamente se no non è una scoperta, sono molto contento. Sono molto contento perché oggi, per esempio, ho scoperto Goti, no? Oggi sì, non me ne vergogno, meglio tardi che mai. Probabilmente tu, se lo stai vedendo questo video, quasi sicuramente lo conosci, se no non cercavi, no? Non mi trovavi. Non trovavi questo mio video. Questo mio piccolo video su Goti. Però probabile anche che questo video sia visto da chi non sa neanche chi sia Goti. Ecco, e soprattutto in questo caso te lo suggerisco perché si tratta di un artista che con la A maiuscola l'ho riconosciuto subito, che è un creativo e la sua musica è una musica che ha una ricerca dietro. È un ragazzo belga nato a Bruges. Il Belgio purtroppo è andato sulle pagine tragiche, una delle giornate più tragiche della sua, degli ultimi anni per il Belgio, perché in Svizzera c'è stata una tragedia immane, morti decine di bambini, di ragazzini di 12 anni, insomma, che erano andati in viaggio in Svizzera in una settimana bianca. Vabbè, lasciamo perdere queste tragedie, parliamo di musica, la vita va avanti. Quindi Goti è un belga che si è trapiantato, è andato a vivere in Australia e che ha prodotto questo suo terzo album, Making Mirrors, no? Fare specchi, no? Facendo specchi, che ricorda un po' Making Movies di Dire Straits nel 1980, proprio quando nacque questo Goti, no? Making Movies, Making Mirrors. E bisogna dire che questo Goti ha una ricerca non solo musicale ma anche pittorica, perché se vai sul suo sito, che è Goti con la Y, gotie.com, ma anche su YouTube, i suoi video musicali, che sono molto visti, ma sono anche molto belli, ci sono animazioni, insomma, se vai sia sul sito che sul suo canale YouTube, puoi notare che c'è una ricerca anche pittorica, una ricerca di immagini, ma non di immagini le solite, no? Sederi, bobs, eccetera, che comunque fanno piacere, però insomma, sempre quello. Cerchiamo pure, no, di elevare un po' non solo delle cose, ma di elevare anche l'anima, no? C'è la redazione lì che mi fa dei gesti, dice: mi ti stai incartando. No, non si elevano solo certe cose, si eleva anche l'anima, no? O comunque la psiche, no? Che psiche poi in greco vuol dire anche anima. Chiamiamola come vi pare, sempre quello è, il concetto non cambia. Quindi c'è una ricerca pittorica nella musica. La musica è molto semplice, però c'è una ricerca di semplicità, insomma, è carina, è gradevole. E tra l'altro, questa canzone te la segnalo: Somebody That I Used to Know, che è seconda in questo momento su iTunes. Io prevedo che arriverà prima in qualche momento. Su iTunes cambiano spesso le classifiche, quindi sono comunque sempre relative, però fatto sta che è seconda, terza, quarta, prima, sesta, insomma, sta lì, è venduta, quindi se è venduta piace, in certo senso. E il suo video musicale, per esempio, Somebody That I Used to Know, sta a 140 milioni di visualizzazioni, pensate, è comunque un ragazzo che è semisconosciuto, uscito fuori da questo album fatto da poco e che è non certo, diciamo, alla notorietà di Lady Gaga, eppure sta facendo sfracelli, no? 140 milioni di visualizzazioni per un artista come lui è di un risultato strabiliante. Strabiliante senza dubbio. Sta vendendo in tutto il mondo, complimenti, mi piace perché ogni tanto esce fuori qualcosa di creativo. L'arte non è solo imitazione del bello, ma è imitazione del bello in senso creativo, altrimenti si fa la fotocopia. Cioè, oggi come oggi, ad esempio, un Caravaggio non avrebbe un senso, no? Perché comunque c'è già stato un Caravaggio. Avrebbe più un senso uno squarcio nella tela, ma anche quello c'è stato, un qualcosa di nuovo, perché l'arte è soprattutto creatività, se no è imitazione dell'imitazione, e già è meno arte, no? L'arte diventa. Quindi non si può paragonare, no? La qualità musicale, per esempio, di questo Goti, non so, con un grandissimo del passato, senza dubbio, per il momento, però bisogna apprezzare la creatività. E la creatività in un periodo storico come questo sta in forte crisi, e Goti è uno di quelli che invece va contro tendenza e ci delizia con questa sua musica pittorica e anche, diciamo,
no, come si dice, fumettistica, ecco, poi ognuno la vede come vuole. Fatto sta che è di qualità, senza dubbio, premiata dalla critica. Io sono la critica, boh, ma chi sei te? Apelato? No, vabbè, comunque, premiato anche dagli altri critici, ecco, dai veri critici, non da un deficiente come me. Premiato dai numeri di YouTube, che quelli non è che uno sta 140 milioni di volte lì, vabbè, lasciamo perdere, anche perché poi le bannano. Però premiato anche dalle vendite su iTunes, insomma, premiato da tutti. Perché quando uno fa musica di qualità, fa una musica creativa, no? Anche quelli che urlano, ma urlano in modo creativo, è sempre un qualcosa di creativo, no? Qualcosa di nuovo, è un modo di esprimere, di comunicare in modo diverso, in modo nuovo, e quindi arricchisce. Quindi non sempre, no? La perfezione o la musica perfettamente bella è creativa ed è vera arte. In questo caso, Godi, vera arte. Grazie di esistere, perché come ho scoperto qualche mese fa, qualche anno fa, Adele, la musica di Adele, la voce di Adele, come ho scoperto, non so, anche qualche anno fa, la musica di Rihanna o la musica di Lady Gaga o comunque altri, no, altri che sono usciti, fa sempre piacere il momento della scoperta di una nuova forma d'arte, una nuova di creatività, di un nuovo artista, di talento, di una nuova aggiunta nell'oceano dell'arte, del bello, della creatività, di una gocciolina, no? Di questa sostanza che entra nel cervello del talento e ne esce fuori, comunicando, no? Emozioni in modo diverso.